Deo Mormina Roherrar, bentrovati. Quando ero piccolo e passavo le notti a Palermo dai miei nonni, nel quartiere Borgo Nuovo, mio padre, indicando la montagna di Monte Pellegrino che sovrasta la città, mi raccontava che quel monte era, insieme a tante altre montagne circostanti, uno dei molti rifugi in cui i banditi, i palermitani, si nascondevano nei primi anni del Novecento. Il Monte Pellegrino, così maestoso, mi sembrò subito all'epoca la tana di un covo di malfattori che nascondeva chissà quali segreti pronti per essere scoperti. L'altra sera non so come, ma ho ripensato a quel discorso che ancora oggi è nella mia mente molto sbiadito e che ho ancora difficoltà a ricordare bene. Ed è per questo che ho deciso di affrontare un tema tanto controverso quanto misterioso di Salvatore Giuliano, un po' per capire meglio quale fosse la realtà dell'epoca, ma soprattutto quella della bellissima città ricca di storia che è Palermo. Bene, vediamo un po'. Fin dalle sue prime origini, negli anni 60 e 70 del XIX secolo, la mafia ha sempre avuto un rapporto intimo e ambiguo con il banditismo. La criminalità si serviva e al tempo stesso proteggeva i briganti quando ne aveva bisogno, per poi tradirli di fronte alle forze dell'ordine nel momento in cui diventavano un inconveniente. Questo schema si ripeté per l'ultima volta negli anni 40 con Salvatore Giuliano, uno dei banditi più famosi e sanguinari dell'isola. Ma la storia di Giuliano non è solo la macabra conclusione della storia del brigantaggio siciliano. Giuliano ha segnato infatti la rinascita della mafia durante il periodo fascista. E potrebbe anche aver rappresentato il momento in cui essa iniziò a collaborare con complicità con le più alte istituzioni dello Stato. Al culmine della sua notorietà, Salvatore Giuliano si rese tanto disponibile fotoreporter quanto sfuggente alle autorità. Di conseguenza, la sua figura è tuttora una delle più riconosciute a livello nazionale. Giuliano aveva quello che molti definivano un volto schietto, però la verità su Giuliano non sta tanto nella sua figura di bandito in sé, bensì in un groviglio di rapporti tra i briganti palermitani, i contadini, la polizia, l'esercito, i politici e soprattutto anche i media. Al centro però di quel groviglio c'era un comune denominatore, la mafia. Giuliano era il più giovane di quattro figli di una famiglia di contadini di Montelepre, una località montana, a una quindicina di chilometri a ovest di Palermo. Da ragazzo idolatrava tutto ciò che avesse a che fare con gli Stati Uniti. Questo amore per l'America era anche uno dei pochi tratti costanti delle sue romantiche e confuse convinzioni politiche. La carriera di Giuliano nel banditismo iniziò in autunno del 1943, poco dopo lo sbarco degli alleati. All'epoca Salvatore aveva 21 anni e si trovava a lavorare come fattorino per una società elettrica, quando i carabinieri lo catturarono in seguito a una perquisizione con due sacchi di grano provenienti dal mercato nero. Per tirarsi fuori dai guai, il giovane tirò fuori una pistola che aveva barattato per una bottiglia di vino con un soldato jugoslavo e sparò al carabiniere Antonio Mancino, ferendo gravemente l'altro collega Renato Rocchi, e poi si diresse verso le montagne circostanti per dileguarsi. Di lui si ebbero notizie 3 mesi più tardi, quando purtroppo un altro carabiniere, nel corso di un'altra ispezione, fu colpito a morte da una raffica di mitraglia, guarda caso da Giuliano. Senza un reddito e a dispetto della legge, Giuliano si convertì presto al banditismo e successivamente all'estorsione e al sequestro di persona. Il suo obiettivo esclusivo erano i benestanti, i ricchi, in parte perché si identificava con i contadini poveri, ma soprattutto per una questione di efficienza: i ricchi avevano più soldi. Sfruttando il fattore dell'omertà siciliana, i contadini locali a loro volta erano riluttanti a collaborare con le forze dell'ordine e Giuliano se li fece, volenti o nolenti, suoi alleati, dei collaboratori. Quindi le persone del luogo erano delle ottime fonti di informazioni per i ricchi bersagli che lui intendeva colpire. Benché il nucleo della cosiddetta banda Giuliano, che si andò a costituire intorno a lui, non superasse 20 uomini, i contadini di Montelepre della vicina Giardinello lo andavano spesso a trovare in montagna proprio per l'ottima reputazione che si diceva il bandito offrisse. Questo schema continuò fino agli ultimi mesi della sua carriera. Facendo evadere diversi parenti dal carcere di Monreale nel 1944, Giuliano diede una prima forma alla sua banda di criminali. La maggior parte dei suoi membri si riuniva per operazioni di mercato nero,
rapine o rapimenti, per poi dileguarsi nella comunità al lavoro finito. Il loro leader aveva un fascino, si diceva, rude e una grande capacità di saper comunicare. Tra le sue giustificazioni, Giuliano diceva che il suo comportamento era come una favola siciliana di Robin Hood, perché lui diceva che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Ma l'intimidazione e la corruzione erano più efficaci della semplice favola nel garantire il silenzio e la collaborazione di coloro che lo circondavano. Con l'esecuzione spietata di chiunque fosse sospettato di tradimento, era chiaro che il giovane Robin Hood siciliano non fosse altro che un menzognero. Basti pensare al fatto che il numero delle sue vittime si stima essere intorno alle 450 persone, non poca roba. Anche il rapporto di Giuliano con la mafia rientrava in uno schema molto classico. Salvatore non sarebbe mai stato in grado di sopravvivere in quei primi anni di latitanza e di costruire la propria banda nel capoluogo siciliano senza la protezione dei cosiddetti uomini d'onore. Quando Giuliano rapiva qualcuno, i parenti del prigioniero sapevano di doversi rivolgere al boss locale per assicurarsi un ritorno sicuro del familiare in cambio di una parte del riscatto. In altre parole, la mafia tassava con il pizzo sia il capo dei banditi, Giuliano, sia le persone che perseguitava. In un secondo momento, a conferma di ciò, uno dei più stretti collaboratori di Giuliano rivelò che il bandito aveva dovuto sottostare a un rito di iniziazione mafiosa, la punciuta. Lo stesso pentito di mafia che collaborò con Falcone negli anni 80, Tommaso Buscetta, avrebbe poi ammesso che il bandito Giuliano gli fu presentato all'epoca come uomo d'onore, un mafioso. Se è vero, ciò non significa necessariamente che il bandito fosse parte integrante della cupola. L'iniziazione era più probabile che fosse un modo per rafforzare la sua lealtà e per tenerne sotto controllo le attività. Ciò che però distingue Giuliano dagli altri briganti predecessori è il fatto di finire coinvolto nelle maglie dell'ideologia politica. Gli indipendentisti siciliani furono i primi a cercare di reclutarlo per la loro causa. Nella primavera del 1945, Giuliano incontrò i leader del movimento indipendentista siciliano. Il bandito chiese 10 milioni di lire in cambio dell'adesione a Levis, l'esercito volontario separatista da loro organizzato, somma che fu patteggiata a 1 milione. La questione del separatismo in Sicilia si acuì all'indomani dello sbarco degli alleati, attingendo al vecchio rancore che la popolazione siciliana covava per la negligenza dimostrata da parte del governo centrale all'isola. In Sicilia da sempre esistevano forti sentimenti di indipendenza, ma i tre principali partiti politici italiani del dopoguerra, cioè la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano, erano come ovvio contrari all'indipendenza siciliana. Fu allora che il movimento decise di aumentare la propria influenza sul territorio con la resistenza armata. Come il leader dei banditi, dal 45 al 46 Giuliano partecipò alla fallita rivolta separatista attaccando 5 caserme di carabinieri, 2 emittenti radio di Palermo, un deposito militare e un convoglio lungo la linea ferroviaria Trapani-Palermo, ma questi sono solo alcuni casi. Tuttavia, il declino del separatismo alla fine del 46 sembrò trascinare con sé il destino di Giuliano. Ai suoi occhi le cose sembravano losche nel 1946 perché lo Stato stava cominciando lentamente a organizzare un'efficace risposta militare alle scorribande, mentre al contempo la mafia cominciava ad abbandonare i fuorilegge che fino ad allora aveva protetto. Uno dopo l'altro i banditi venivano uccisi o catturati a causa delle rivelazioni dei mafiosi. Come spesso era accaduto in passato, si stava tracciando una linea di demarcazione tra i banditi che potevano essere sacrificati e i mafiosi che si tenevano vicini al potere politico. Capitava anche che la polizia si trovasse tra le mani i corpi di alcuni capi banditi, segnalati anonimamente da voci non ben definite. Insomma, nelle comunità della Sicilia occidentale la mafia ancora una volta si stava spacciando per forza dell'ordine. Giuliano rispose pubblicamente alla crisi con il suo abituale atteggiamento, comunicando di aver messo una taglia sulla testa del ministro dell'interno, Mario Scelba. Ciò nonostante si rese anche conto che per raggiungere la grazia, una volta che la Sicilia avesse ottenuto un accordo politico con lo Stato, era necessario farsi delle amicizie nella politica italiana. Il bandito decise così di offrire le proprie armi al servizio nella lotta contro il comunismo. Attraverso un giornalista americano, accusato poi di mantenere relazioni criminose e di rifornire di armi la banda, Giuliano inviò una lettera al presidente Truman nella quale si lamentava, e qui cito, dell'intollerabile atteggiamento dei cani comunisti e annunciava il suo impegno nella lotta contro la minaccia rossa. I risultati delle elezioni dell'aprile 1947 per la nuova Assemblea regionale siciliana furono tuttavia uno shock per Giuliano.
Questo perché i partiti di sinistra, uniti nel cosiddetto blocco del popolo, registrarono degli enormi guadagni, ottenendo quasi il 30% dei voti e diventando il più grande schieramento politico della Sicilia ai danni di chi? Della DC, della Democrazia Cristiana. Quell'evento fu l'incipit, o almeno quello formale, che diede lo stimolo al cosiddetto re di Montelepre di commettere il suo crimine più famoso. Il nome di Salvatore Giuliano da lì in avanti sarà sempre associato nella memoria italiana a un luogo particolare, Portella della Ginestra, nel comune di Piana degli Albanesi. Fu qui infatti che il 1 maggio del 1947 i contadini si riunirono per festeggiare la vittoria politica del blocco del popolo e per manifestare contro il latifondismo. Tuttavia, le celebrazioni furono interrotte circa le 10 del mattino, quando il braccio destro di Giuliano, Gaspare Pisciotta, diede ordine di aprire il fuoco sulla folla. 10 minuti di raffiche dai pendii circostanti lasciarono sul terreno 11 morti, tra cui il 14enne Serafino Lascari, i 12enni Giovanni Grifò e Giuseppe Di Maggio e Vincenzina La Fata, di soli 7 anni. Nonostante l'indignazione collettiva per gli orrori della strage di Portella della Ginestra, il re di Montelepre rimase in libertà per altri 3 anni. Nell'immediatezza di quanto accaduto, il conflitto sociale nella Sicilia del dopoguerra si andò lentamente a raffreddare, nel contesto di un nuovo panorama politico che stavolta però era dominato non più dai comunisti ma dalla Democrazia Cristiana. Furono questi cambiamenti politici, piuttosto che la rabbia e il malessere suscitato dalle azioni di Giuliano, a farlo apparire come un anacronismo selvaggio. Le vittorie elettorali conquistate dalla DC eliminarono lentamente la necessità di riversare sulla popolazione un terrore per le branche di estrema sinistra. Giuliano continuò comunque ad attaccare attivisti, contadini e istituzioni di sinistra, ma i membri della sua banda caddero gradualmente nelle mani delle autorità, spesso con l'aiuto delle informazioni della mafia. Allo stesso tempo, le azioni di Giuliano si fecero sempre più difficili da prevedere. Nell'estate del 1948, ad esempio, uccise 5 mafiosi, tra cui il boss di Partinico. Non sappiamo esattamente perché, ma non sorprende che comunque molti abbiano identificato in quel gesto, in quella uccisione, il momento in cui Giuliano attirò negativamente su di sé le attenzioni della mafia. Eppure, un anno più tardi, il bandito dimostrò ancora di avere un certo potere a livello territoriale, arrivando a uccidere altri 6 carabinieri in un'imboscata a Bellolampo. In quegli anni, le indagini sulla strage di Portella della Ginestra si intrecciarono a congetture sempre più numerose, secondo cui qualche membro dell'alta politica, forse lo stesso ministro dell'interno Mario Scelba, aveva ordinato a Giuliano di compiere la strage. Tuttavia, Giuliano scrisse una lettera pubblica, assumendosi la responsabilità esclusiva di quegli omicidi e negando che ci fosse qualcuno dietro di lui. Affermò anzi di essere sempre stato lui a ordinare ai suoi uomini di sparare sulla folla e che le morti di quei giovani fossero soltanto un incidente. «Pensi che io abbia una pietra al posto del cuore?» scrisse Giuliano. Nel secondo anniversario della strage, il segretario del Partito Comunista Italiano in Sicilia, Gerolamo Li Causi, si rivolse pubblicamente a Giuliano chiedendogli di stilare una lista di nomi dei possibili colpevoli. L'appello portò a un impensabile scambio pubblico. Li Causi ricevette una risposta scritta dal capo dei banditi. «Sono solo gli uomini senza vergogna a fare nomi, e non gli uomini che tendono a farsi giustizia da soli, che mirano a mantenere alta la propria reputazione nella società». Li Causi replicò ricordando a Giuliano che quasi certamente sarebbe stato tradito. «Non capisci che Scelba, il ministro dell'interno, ti farà uccidere?» Giuliano rispose ancora una volta, accennando ai potenti segreti che lui possedeva. «So bene che Scelba vuole ammazzarmi, vuole giustiziarmi perché gli faccio vivere un incubo. Posso fare in modo che sia portato a rispondere di azioni che, se rivelate, distruggerebbero la sua carriera politica e metterebbero fine alla sua esistenza». Comunque, nell'estate del 1950, i compagni catturati di Giuliano furono convocati a giudizio a Viterbo per prendere parte a un processo che avrebbe dovuto rispondere a tutte queste domande. Ma non appena l'udienza ebbe inizio, i misteri, come dire, si infittirono ancora di più quando il corpo di Giuliano fu trovato senza vita nel cortile di una casa di Castelvetrano. Quando la stampa arrivò per fotografare il corpo del bandito, i carabinieri affermarono di averlo ucciso in una furiosa sparatoria, ma stando alle parole di uno dei giornalisti, Tommaso Besozzi, quella versione non sembrava combaciare con i fatti. Il suo articolo si intitolava «Di sicuro c'è solo che è morto». Una volta screditata la versione ufficiale della sua morte, è emerso un resoconto più plausibile.
Secondo alcuni, tra cui lo stesso Besozzi, sembra che Giuliano sia stato ucciso nel suo stesso letto e probabilmente dal compare Gaspare Pisciotta, il quale aveva tenuto contatti con i carabinieri. Furono poi gli stessi carabinieri a trasportare il corpo nel cortile in modo da essere fotografati per insabbiare i fatti. Sta di fatto comunque che Giuliano fu ucciso quando probabilmente sarebbe stata sufficiente la cattura, a dimostrazione del fatto che a volerlo morto e non vivo dietro le sbarre ci fosse una nutrita schiera di politici, militari e mafiosi. Nell'aula del tribunale di Viterbo, dopo la notizia della sua morte, i membri della banda di Giuliano alimentarono la frenesia dei sospetti dell'opinione pubblica. Il ministro dell'interno, Mario Scelba, fu nuovamente coinvolto nel complotto per la strage di Portella della Ginestra e per quella della morte di Giuliano. Le accuse dei banditi erano spesso contraddittorie o vaghe e scaricavano la responsabilità su politici e poliziotti. Lo stesso Pisciotta si autoaccusò di essere stato l'assassino materiale di Giuliano, aggiungendo che i mandanti della strage di Portella e dell'omicidio del bandito fossero deputati democristiani come Scelba e Bernardo Mattarella e monarchici come Giovanni Aliata di Montereale. Come disse Licausi in un intervento alla Camera dei Deputati nel 1951, «Perché avete fatto uccidere Giuliano? Perché avete turato questa bocca? La risposta è unica. L'avete turata perché Giuliano avrebbe potuto ripetere le ragioni per le quali Scelba lo ha fatto uccidere. Ora aspettiamo che le raccontino gli uomini politici e verrà il tempo che le racconteranno». Il verdetto lasciò soddisfatte poche persone, semplicemente perché c'erano troppi pezzi del puzzle che ancora non si incastravano bene. Anche se ora sarebbe inutile, se non che impossibile, cercare di risolvere in un video di 20 minuti il mistero che circonda Portella della Ginestra e Salvatore Giuliano, vale, come dire, certamente la pena di elencare alcune delle prove. Sin dalla morte di Giuliano, i retroscena, tra virgolette, hanno cercato di costruire un quadro coerente a partire da questi fatti. Diversi testimoni hanno ricordato che Giuliano ricevette una lettera poco prima di compiere la strage di Portella della Ginestra. Quando la lesse, la distrusse con cura e disse ai membri della banda: «Ragazzi, l'ora della nostra liberazione è vicina». Poi annunciò il piano per attaccare la festa contadina. Nessuno però venne mai a conoscenza del mittente di quella lettera. Dopo la strage di Portella della Ginestra, il capo della polizia siciliana incontrò privatamente i mafiosi di Monreale. Lì gli consegnarono una testimonianza scritta di Giuliano, indirizzata, sembrerebbe, al procuratore capo della Corte d'Appello di Palermo, un uomo che potrebbe aver avuto contatti anche con Giuliano. La testimonianza non è mai stata trovata. Lo stesso capo della polizia teneva una regolare corrispondenza con Giuliano attraverso gli stessi canali mafiosi. In almeno un'occasione avrebbe forse incontrato il capo dei banditi, condividendone con lui panettoni e due tipi diversi di liquore. L'unico uomo capace e forse disposto a rivelare la verità fu comunque, come detto, Gaspare Pisciotta. Durante la sua permanenza con la banda Giuliano, Pisciotta disponeva di un lasciapassare firmato da un colonnello dei carabinieri, che gli permetteva di muoversi liberamente lungo l'isola. Il bandito aveva persino fatto visita a un medico, sotto la supervisione di un altro ufficiale, dal momento che era noto che Pisciotta soffriva di tubercolosi. Durante il processo di Viterbo, Pisciotta aveva proclamato: «Siamo un solo corpo, banditi, polizia e mafia, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo». A conclusione del processo, Pisciotta fu condannato all'ergastolo. Mentre era in carcere, divenne sempre più chiaro che le autorità avrebbero cominciato a dare più credito ad alcune delle sue testimonianze. Ci sarebbe così stato un nuovo processo in cui riaprire la questione dell'omicidio di Giuliano e anche quella della strage, in cui si sarebbero mosse pesanti accuse contro la classe politica romana e anche quella locale e gli altri membri delle forze armate. Pisciotta contattò un magistrato inquirente e disse che aveva intenzione di rivelare molto di più di quanto avesse fatto in precedenza. La mattina del 9 febbraio 1954, l'ex bandito si preparò una tazzina di caffè. In essa agitò quella che le guardie pensavano fosse la sua medicina per la tubercolosi. In realtà fu la sua condanna a morte, 20 mg di veleno per topi. Ci mise un'ora a morire. E con lui sparirono anche le informazioni che avrebbe dovuto rivelare pubblicamente. Pisciotta fu avvelenato nel carcere del Lucciardone di Palermo, che fu poi lo stesso carcere dove si sarebbe costruita l'aula bunker per il famoso maxi processo
negli anni 80 contro i mafiosi. È molto improbabile che sia stato ucciso senza almeno l'approvazione della società, tra virgolette, d'onore della cupola. Qualunque sia stato il coinvolgimento della mafia e della politica negli intrighi di Portella della Ginestra e della Bada Giuliano, è molto molto probabile che furono i membri di queste due realtà a fare in modo che la verità alla fine non venisse mai a galla. I perché aperti sono ancora tanti, da chi armò Giuliano per la strage, al perché lo uccisero, allo stesso mistero del cadavere ritrovato. Alcuni metterebbero addirittura in discussione la strage che avrebbe reso famoso Giuliano, quella di Portella, quando alcuni testimoni oculari, come ad esempio la cosiddetta vedetta di Salvatore Giuliano, disse che non era stato lui a commettere quanto era stato fatto. Lui diceva: ero io la vedetta di Salvatore, io sapevo cosa faceva, lo vedevo mentre andava a comprare le sigarette, mentre prendeva il pane, lo vedevo tornare, lo vedevo andare. La strage venne ordinata dalla mafia, non da lui, venne ordinata dalla mafia e dalla politica per mettere i siciliani contro Giuliano. E poi aggiunge: la mafia lo doveva consegnare morto alla giustizia perché sapeva troppe cose e lo Stato lo voleva morto perché era troppo scomodo. Quindi tanti interrogativi, sta a ognuno di noi trovare la verità che ci sembra più adatta, anche perché probabilmente non verrà mai fuori. Ragazzi, come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e cogliamo anche l'occasione per, insomma, celebrare il traguardo degli 80.000 iscritti al canale. Fino a poco fa sembrava una cosa veramente impensabile. A presto, per Aspera ad Astra.